Buongiorno, benvenute e benvenuti, grazie per essere qua, tantissimi. Spero che tutti abbiate trovato posto, è stato un successo oltre ogni previsione, visto che gli hanno dovuto prendere anche delle sedie per chi era rimasto in piedi. Io sono Luigi Civalleri, sono un socio di Centroscienza, l'associazione che organizza questo ciclo di incontri che si chiamano Giovedì Scienza dietro l'angolo. Questo è il terzo appuntamento di quattro. Giovedì Scienza è un nome che forse qualcuno di voi ha sentito, magari qualcuno di voi ha anche partecipato a qualche incontro. Quest'anno stiamo facendo la 38esima edizione, quindi è parecchio tempo che lo organizziamo. Sono degli incontri con scienziati e ricercatori che si svolgono durante l'inverno il giovedì pomeriggio alle 17:45, da tempo immemorabile, aperti al pubblico, e sono destinati appunto a far conoscere a un pubblico più vasto possibile gli avanzamenti ultimi della ricerca in tutti i campi. Giovedì Scienza dietro l'angolo è una novità di quest'anno, sono quattro impegni al mattino in quattro diversi punti della città, sono una conseguenza di un programma, diciamo, nascono da un programma che si chiama La cultura dietro l'angolo, e nascono in collaborazione con la collaborazione fondamentale della rete delle cave del quartiere, di cui uno dei quali siamo ospiti oggi, e le biblioteche civiche torinesi che svolgono un ruolo importantissimo in questi progetti. L'organizzazione di La cultura dietro l'angolo è a capo di Fondazione Compagnia di San Paolo, con la collaborazione della città di Torino, che ringraziamo. La cosa interessante di questi quattro appuntamenti, appunto Giovedì Scienza dietro l'angolo, è che gli argomenti sono stati scelti dal pubblico, cioè le case del quartiere coinvolte hanno fatto dei sondaggi e hanno chiesto di cosa vorreste che si parlasse in questi incontri, e i quattro temi sono stati scelti appunto dal pubblico. Quindi ringraziamo la casa del quartiere Mirafiori Sud per l'ospitalità, e vi presento l'ospite di oggi, che è il professor Sergio Della Sala, a cui facciamo un bel applauso. Sergio Della Sala è venuto a trovarci da Edimburgo, dove sta ormai da molti anni. All'Università di Edimburgo è professore di neuroscienze cognitive. Nel passato ha lavorato in varie università prestigiose, Berkeley, Cambridge, è stato visiting professor a Perth in Australia. Ha pubblicato, devo leggere perché non mi ricordo, 700 lavori sperimentali, che non sono pochi, autore di numerosi testi specialistici e divulgativi. Ecco, io mi concentrerei, se sei d'accordo, sull'attività divulgativa, perché la tua attività accademica è molto importante, ma dal punto di invece come carriera nella popolarizzazione, nella disseminazione del sapere scientifico, Sergio ha un ruolo molto importante, perché è l'attuale presidente del CICAP. Il CICAP forse qualcuno di voi l'ha sentito nominare. Io, per me è sempre il Comitato Italiano per il Controllo sulle Affermazioni sul Paranormale, ha cambiato nome da qualche anno sulle pseudoscienze, quindi Comitato Italiano per il Controllo sulle Affermazioni delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, fondata da niente poco di meno che Piero Angela, con altri amici, altri collaboratori. È un'associazione molto attiva e molto importante appunto nel campo della disseminazione, della promozione del sapere scientifico, e professore Della Sala ne è appunto il presidente. Oggi ci parlerà di memoria, argomento di cui lui si occupa da scienziato, quindi conosce bene, poi ci dirà quanto conosciamo bene di quello che succede nel nostro cervello e come ricordiamo, ma soprattutto come dimentichiamo. La memoria è una facoltà importante, preziosissima, una delle facoltà che ci definiscono come esseri umani. La perdita della memoria è una delle più dolorose conseguenze di alcune patologie, di alcune malattie degenerative, e ne parleremo oggi. Quindi io, prima di dare la parola al professor Della Sala, ricordo due cose. La prima è una preghiera. Le domande, ci saranno domande dal pubblico, vi pregherei di conservarle per la fine, di non interrompere la presentazione, perché una presentazione, lo vedrete, molto dinamica, sarete coinvolti in piccoli esperimenti, in giochi, ecco, non temete, nessuno vi metterà un ago, sono giochi che il professore farà con voi, quindi se avete domande per favore alla fine. Prima di dare la parola al professor Della Sala, ricordo che
abbiamo un canale YouTube su cui carichiamo tutte le conferenze che facciamo, sia quelle del pomeriggio, oggi ce n'è una a fine conferenza, ve la ricorderò, sia quelle del mattino. Le due conferenze precedenti, i due incontri precedenti sono questi qua. Abbiamo parlato di medicina d'avanguardia, medicina di frontiera, abbiamo parlato di intelligenza artificiale. Se andate sul canale YouTube di Giovedì Scienza, li trovate. Trovate tutto a distanza, diciamo ci vuole qualche giorno per metterli in linea, ma tutto quello che viene detto qua lo troverete sul nostro canale YouTube. Io a questo punto la mia funzione è esaurita, mi metto tranquillo in un angolo e do la parola al professor Della Sala. Grazie. Grazie. Buongiorno. Va bene, allora, come è stato detto, parliamo di memoria, ma non tanto di memoria, ma parliamo di oblio, della dimenticanza. Che diritto ho di venire qua a parlarvi? Io insegno a Edimburgo, in Scozia, insegno neuroscienze cognitive, faccio ricerca su neuroscienze cognitive, dirigo una rivista che si chiama Cortex, che è questa. Ho messo questa copertina perché forse qualcuno di voi la riconosce, questa è una foto che ho preso qui a Torino, alla Venaria. Mi occupo di cervello, di come funziona il cervello e, come è stato detto, una delle funzioni per discutere di scienza è, in questo momento faccio il presidente del CICAP, che è un'associazione interessante, aperta a tutti, ma il mio ruolo, presidente, è un ruolo molto marginale. Invece, proprio qui a Torino c'è una sede bellissima dove si può andare a discutere di scienza, a imparare, a comunicare, e è proprio qui vicino. Tra l'altro in aula c'è il responsabile di questo centro. Daniele, ci sei? Ecco, lo vedete lì, se qualcuno fosse interessato parla con Daniele, così potete unirvi a questa associazione e discutere di scienza. Allora, parliamo di memoria. Teniamo le luci accese perché a quest'ora del mattino spesso dopo la colazione ci si addormenta un po'. Quando dico ma io tengo le luci accese, mi dicono ma no, così con le luci accese non si vedono bene le diapositive. E io rispondo sempre che forse è vero, ma si vedono ancora peggio se uno ha gli occhi chiusi. Allora, la prima cosa che volevo fare con voi è quella di farvi vedere un po' come possiamo migliorare la nostra memoria, come possiamo imparare. Questa è una scuola in Malawi che ho fatto, dove vado per le mie attività di volontariato nelle scuole dell'est Malawi, e in Malawi parlano Cicewa e io volevo insegnarvi il Cicewa. Acqua. Volevo insegnarvi come si dice buongiorno, ciao al mattino in Cicewa. Allora, salutare qualcuno al mattino in Cicewa si dice Mazuka Banji. Come facciamo a ricordarlo? Beh, Mazuka è come la mazurka, come il ballo, ma senza R, è Mazuka. Provate? Mazuka. E Banji è il signor G che ha la bua, che si è fatto male. Quindi, come si dice al mattino in Cicewa, buongiorno, si dice ti sei svegliato bene, e si dice Mazuka Banji, che si dice? Benissimo. Questa è la pronuncia vera. Mazuka Banji. Mazuka Banji. Ecco, allora in Cicewa, buongiorno, si dice ti sei svegliato bene, si dice? Benissimo. Adesso quello che facciamo è questo. Per imparare, per ricordarlo, noi usiamo la tecnica del priming. Adesso io, ma ammetto che posso scendere da qui, se non mi vedete comparire chiamate un'ambulanza. Ci sono ancora, esisto, sono vivo, eccomi. Okay. Ho bisogno di tre persone che mi aiutino, tre persone che abbiano la forza di suonare una trombettina, tre volontari.
Tre persone che vengono scelte, se le scelgo io. Una, ok. Buongiorno a lei. Un altro, bravissima signora, grazie. Un altro qui indietro, qua. Una, bravissima, lì. Questo, vedo il sacchettino da buttare via, non so dove metterlo. Va bene, facciamo una prova. Suoni la trombetta? Sì, ma suona. Suona, ok, trombetta? Più forte? Provi lei? Ok, quando vedete questo suonate la trombetta, va bene? Allora, proviamo. Ok, quando appare il segno, chi ha la trombetta la suona, ok? Allora abbiamo imparato... Cioè non quando volete voi che... Facciamo così, la trombetta ve la regalo, poi a casa la suonate quando volete. Qui la suonate solo quando c'è il segnetto della trombetta. Allora, primo concetto, dimenticare, spesso, cioè io dimentico è una cosa negativa. In realtà, se noi non dimenticassimo, non potremmo imparare. Per esempio, qualcuno di voi ha posteggiato la macchina qui fuori, io uso la macchina ogni tanto, la posteggio. Se noi ricordassimo tutti i posti dove abbiamo posteggiato la macchina, faremmo molta fatica a trovare la macchina adesso. Per poter trovare la macchina dove abbiamo posteggiata adesso, è meglio, è funzionale dimenticare tutti quelli di prima. Oppure il numero della camera dell'albergo. Quindi dimenticare è funzionale a ricordare. Quindi il primo concetto è che mentre sembra brutto dire dimenticare, dimenticare è utile a ricordare. Se non dimenticassimo, non ricorderemmo. Questo è un aspetto controintuitivo. La scienza è sempre controintuitiva. Questo è un aspetto controintuitivo. Dimenticare rappresenta le limitazioni della nostra capacità di ricordare, eppure è proprio la condizione che rende il ricordare possibile. Quindi ricordare è utile, per ricordare è utile dimenticare. Ok? E quindi come si dice? Ok, Mazuka Buangi. Spesso leggete sui giornali che la memoria è questo e quell'altro, funziona come un computer, funziona come una videocamera. Le metafore sono la morte della scienza. Le metafore non spiegano nulla. Sono dei trucchi divulgativi che fanno immaginare di capire qualche cosa, ma non si, ma sono totalmente corrispondenti al tempo in cui queste metafore vengono usate. Quindi nel tempo la memoria è stata una tavoletta di cera, una pergamena, un papiro, un magazzino, una biblioteca, una telecamera, un computer, ma non funziona come nessuna di queste cose, certamente non funziona come un computer. Il cervello in generale non funziona come un computer. Provate a immaginare solo questo piccolo concetto. Il cervello si forma per differenziazione. Cioè c'è una cellula che diventa 2, diventa 4, diventa 8, diventa 16 e piano piano diventiamo umani. Il computer, al contrario, funziona per assemblamento. È il contrario, se mai. La memoria e il cervello non funzionano come... una biblioteca, come una videocamera, non funziona come un computer. Ve lo faccio vedere con un piccolo esempio. Questi sono 50 centesimi di euro. Li avete toccati, usati mille volte, forse di più. Cosa c'è dietro? Cosa c'è dietro? Qualcuno l'ha... l'ho ignorato apposta.
Molti di voi, qualcuno lo sa, anche perché l'ha guardato, molti non lo sanno nonostante l'abbiano visto migliaia di volte. Dietro c'è il Marco Aurelio, la statua a Roma, ma noi, anche se l'abbiamo visto, usato, toccato, non sappiamo che c'è. Un computer lo vede una volta e se lo ricorda. Il cervello non funziona come un computer, non solo, ma noi possiamo essere esposti a degli stimoli tantissime volte, non serve per ricordare. L'unico modo che serve per ricordare è fare attenzione a quello che dobbiamo ricordare e farlo diventare nostro, che diventi una nostra funzione cognitiva. I sistemi come internet non dimenticano, c'è tutto lì, ma non per questo sono meglio di una mente umana che invece dimentica, perché la mente umana fa l'astrazione, il computer o l'intelligenza artificiale prendono tutto quello che c'è. Possiamo discuterne se volete, ma non, quello che è essenziale è capire che il sistema non funziona come un computer. Funziona invece come questo bellissimo quadro a Glasgow, in cui il pittore ricorda la casa di sua mamma e ne fa un assemblamento di pezzi. Come funziona? Funziona che noi ricostruiamo i nostri ricordi, ricostruiamo le nostre immagini e ogni volta che le riproponiamo a qualcuno, a noi stessi, cambiano, come il telefono senza fili. La memoria non è statica, non rimane lì, continua a cambiare. Ma provate a pensare a cosa serve. Perché noi abbiamo un sistema di memoria e riusciamo a verbalizzare i nostri ricordi? A cosa serve? Non serve a ricordare il nome del nostro insegnante di italiano delle elementari. Serve a programmare il futuro. Serve a immaginare il futuro. Serve a evitare dei guai nel futuro. Alice, il paese delle meraviglie, infatti dice. Quando incontra la regina gli dice: è una ben povera memoria quella che funziona solo all'indietro. Io vorrei una memoria che funzioni in avanti. Ma in realtà la memoria funziona in avanti, serve per programmare il futuro. A cosa serve la memoria? A programmare il futuro. Noi la usiamo per ricordare il passato come un incidente di percorso e per questo facciamo tanti errori, perché non si è evoluta per quello scopo, si è evoluta per evitare di farci mangiare dalla tigre. Come si dice? Bellissimo. Come si dice? Ok. Allora, provate a immaginare, a pensare ai termini che usiamo. Di cosa stiamo parlando? Diciamo, ricordare. Cosa vuol dire? Vuol dire mettere nel cuore. Ricordare, perché si immaginava che tutto quello che era emotivo fosse nel cuore, non nel cervello, ma il termine che noi usiamo è un termine che fa riferimento alle emozioni, al cuore, il che è giusto, perché quello che noi viviamo con emozione supera la soglia del nostro ricordo e ce lo ricordiamo meglio, oppure è rammentare, ce lo rimetto nella mente, oppure è rimembrare. Perché quello che faccio con i miei movimenti, con i pezzi di corpo, lo ricordo meglio. Se io mi muovo su un'azione, quell'azione viene ricordata meglio. Oppure è rievocare, cioè lo faccio venire dalla voce. Oppure è sovvenire, lo ripesco dal fondo, 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 del più profondo della mia anima, del mio essere, dei miei ricordi. Tutte queste manifestazioni denotano tipi di memoria diversi tra di loro. Quindi l'altro concetto è che non esiste la memoria. Quando andate dal parrucchiere e leggete sulla rivista, ah, ci sono le tecniche per migliorare la memoria, ma quale? Se ce ne sono così tante? È una ipersemplificazione. Noi abbiamo tantissime diverse memorie. Il contrario è dimenticare, dal latino demens, che significa senza mente.
Quindi il concetto di dimenticare, di oblio, di forgetting, ha avuto per sempre una pubblicità negativa. È una cosa negativa. È un termine negativo e si assume che sia l'opposto di ricordare. Ora adesso passerò un po' di tempo per cercare di farvi vedere come invece non è l'opposto di ricordare, ma è una funzione cognitiva a sé stante di cui abbiamo bisogno per la nostra convivenza nell'ambiente. Che cos'è quindi il dimenticare? Questa è un'altra copertina di Cortex, è un quadro bellissimo in cui i ricordi vengono sfumati nel tempo. C'è una specie di, è un quadro, come se fosse una foto di una vacanza, ma i dettagli sono persi. Si ricorda l'immagine generale, ma i dettagli vengono persi. Che cos'è l'oblio? L'oblio è la mancanza di accessibilità di un ricordo. Il ricordo non è accessibile. Vorrei focalizzarsi su questo termine, non è scomparso, non è accessibile. Allora, la memoria, come si diceva all'inizio, è una funzione così importante che ci sono migliaia e migliaia di lavori scientifici che ne parlano. Guardate, ho preso degli anni a caso per fare un paragone. 63.000 lavori che parlano di memoria, soltanto 2.000 che parlano di oblio. 13.000 negli ultimi anni contro 600. Tutti gli studi che si fanno, tutte le discussioni che si fanno, sono su come imparare, come funziona la memoria. La parte dell'oblio, invece, è stata dimenticata, c'è pochissima letteratura, sappiamo molto poco di come dimentichiamo. E questo è l'altro concetto che vorrei passare a voi nella nostra discussione. La vita sarebbe impossibile se ricordassimo ogni cosa. Questo è un libro tradotto in italiano, dove c'è scritto che forse le persone con una memoria prodigiosa non riuscirebbero a produrre idee generali. Quindi avere una memoria molto buona forse non è così favorevole, è vero, ma è abbastanza vero. C'è una parte che è un racconto, questo racconto in italiano si chiama Finzioni, è il racconto di un signore che si chiama Funesse il Memorioso, è un signore che non ricorda tutto, non dimentica quasi nulla. Ricorda le venature della copertina di un libro che aveva visto una volta sola, ricorda le nuvole che aveva visto in Australia, paragona la copertina del libro con le nuvole, ma avendo questa memoria prodigiosa non riusciva astrarre, a fare dei ragionamenti, perché pensare è dimenticare. Pensare è dimenticare le differenze, è generalizzare, è fare astrazioni. Se noi non dimenticassimo, saremmo come Funès, preso in un mondo brulicante di dettagli senza la capacità di vedere che cosa è l'essenza di quello che ci capita. Ma non è soltanto finzione, questo è un paziente, un signore che ha avuto un trauma cranico e che si comporta esattamente come quello del racconto, una persona che ricordava tutto, imparava a memoria gli elenchi, allora c'erano gli elenchi telefonici con tutti i nomi, imparava a memoria tutto, ma aveva bisogno di continua supervisione, non riusciva a lavorare, non riusciva a fare un pensiero concreto, sembrava uno stupido, pur avendo una memoria prodigiosa. Perché fin dagli antichi greci sapevamo che la memoria e l'oblio andavano mano nella mano. Queste sono le due gemelle, Mnemosine e Lete. Mnemosine è una delle muse, Lete è il fiume della dimenticanza, sono gemelle per la mitologia greca, vanno mano nella mano. Non ci può essere memoria, Mnemosine, senza Lete, il fiume della dimenticanza. Sono due aspetti che ci permettono di ricordare. Un altro concetto è che l'abbiamo accennato all'inizio, la memoria e quindi la modalità di oblio sono rappresentazioni. Noi non ricordiamo come una videocamera, noi costruiamo i nostri ricordi. Questo è Stephen King che dice che la memoria è una funzione alquanto soggettiva. Il passato, come il futuro, si può solo immaginare.
focalizzatevi su questo. Il passato si può solo immaginare, non è una cosa che abbiamo in qualche modo incamerato e lo rigurgitiamo come se fosse un film, lo ricostruiamo ogni volta. Facciamo un racconto del nostro passato. Ok, e come si dice? Benissimo. Come si dice? Benissimo. Allora, per farvelo capire, vi racconto un esperimento che a me piace, non è mio. È un esperimento di un gruppo americano, di psicologi americani, che hanno preso delle persone che uscivano da Disneyland. Questi scienziati si sono messi all'uscita di Disneyland, che è un parco dove ci sono tutti i pupazzi, dove si gioca, ci sono un parco per bambini, e fuori da Disneyland chiedevano soltanto una domanda alle persone che uscivano. Ti ricordi d'aver stretto la mano a Bugs Bunny? Bugs Bunny è un personaggio dei fumetti. La maggior parte delle persone dicevano, certo che mi ricordo, è stato bello, e però non è possibile, perché Bugs Bunny non è un personaggio Disney. Il fatto di essere stati in un parco di fumetti, di cartoni, di personaggi, il fatto che ci sia un personaggio come Bugs Bunny, aveva costruito in queste persone la memoria di aver visto, stretto la mano, parlato con il personaggio di Bugs Bunny, anche se non è possibile che Bugs Bunny fosse mai stato in un parco Disney. Non succede perché hanno qualche particolarità, succederebbe a tutti noi, perché noi ricostruiamo il nostro passato. Provate a immaginare questo, provate a immaginare quando siete venuti qua stamattina o siete andati in piscina o al mare, provate a immaginare l'ultima volta che siete stati sulla spiaggia, provate a chiudere gli occhi e immaginarvi sulla sedia a sdraio ad Alassio. Cioè, andate ad Alassio? No. Se provate a fare questo piccolo esercizio, vi accorgete che quello che vedete, addirittura se immaginate voi stessi che camminate o voi stessi che nuotate, vedete voi stessi che nuotate o che camminate. No, invece dovreste vedere, per esempio, l'acqua davanti agli occhialini, che è quello che avete visto. Ma invece la vostra memoria ricostruisce questi ricordi. Non è che vi dico, cosa avete fatto stamattina di venire qua? Ah, ho visto tutte le foglie del vedevo i sassolini. Ricordate quello che non avete neanche mai visto. È una ricostruzione continua della realtà. Questo ha delle conseguenze. Per esempio, questo studio è nostro, ma ce ne sono tanti altri simili e anche migliori. Faccio vedere il mio solo per estremo narcisismo. Durante la pandemia, voi forse vi ricorderete, si diceva cosa è vero, i fatti, e cosa è falso. E le persone ricevevano questi brochure, questi dépliants, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità o dei vari paesi, che dicevano guarda, questo è vero, questo non è vero. Cosa succedeva? Che quando gli davamo questi dépliants, le persone, gli chiedevi cosa è vero, cosa non è vero, e loro dicevano quello che era vero, quello che non è vero, quello che c'era scritto su quel fogliettino lì. Poi passava un mese e glielo chiedevamo ancora. Quelli che avevano ricevuto soltanto i fatti ricordavano i fatti. Quelli che avevano ricevuto i fatti veri e questo non è vero, ricordavano le informazioni, ma non sapevano più dire cosa era vero e cosa non era vero. Per cui dicevano, l'OMS ha detto che questo farmaco che non funziona fa benissimo. Ha detto l'OMS. Ricostruiscono la memoria mettendo tutto insieme. Quindi questo ha dei problemi anche pratici molto grossi. Questo è un altro esperimento in cui si dicono i vaccini hanno degli effetti collaterali, cioè questi sono i fatti, questi sono i miti. Non è vero che il vaccino fa venire l'autismo, non è vero. E difatti la gente dice non è vero. Dopo un mese uno si ricorda vaccino, autismo, dice ma c'era una roba, sì forse... E molte persone dicono sì, me l'ha detto il dottore. Perché la nostra memoria è ricostruttiva e quindi noi non siamo più in grado di risalire alla fonte delle informazioni, le abbiamo incamerate esattamente come quando nuotiamo, quando camminiamo. O con Bugs Bunny. Qual è lo scienziato che ce lo spiega? Diabolik. Diabolik è
una fonte infinita. Qualcuno legge Diabolik? Ragazzi, poi fermatevi che ne parliamo. Fantastico, eh? Fantastico. Fantastico, inimitabile. Fa una rabbia, io vivo in Gran Bretagna, è bellissimo, ma siccome è italiano non lo guarda nessuno. Guardate questo. Questo è un album molto vecchio che si chiama La Lieva. E Diabolik sta spiegando alla sua lieva cosa deve fare per andare a rubare in banca senza essere notata. E gli dice: concentrati su un dettaglio, un difetto può avvantaggiarti. La gente baderà solo a questo, distraendosi dal resto. Devi evitare di destare sospetti, non devi evitare di passare inosservata. Non avere paura di farti notare. Infoltisciti le sopracciglia, allargale fino a unirle. I testimoni sapranno descrivere soltanto quel piccolo particolare del tuo volto. Lo stesso vale per la postura, l'accento, gli abiti. Mettiti una giacca rossa, sgargiante. Per tutti diventerai soltanto la ragazza con la giacca rossa. Così funziona, è una ricostruzione. Noi i dettagli li perdiamo. E Diabolik faceva scuola per andare a far rubare questa sua allieva senza che venisse notata. Questa è una cosa che è successa a me, ma sarà successa anche a voi. Io andavo molto spesso in una piccola trattoria cinese a mangiare di fianco al mio ufficio, che è in una bellissima piazza a Edimburgo. Una trattoria cinese che mi piaceva tantissimo, cioè queste zuppozze che fanno in queste trattorie. A un certo punto su un giornale locale esce la storia che in quella trattoria in cucina c'erano gli scarafaggi. E io non ci sono più andato. Mi capite? Però poi, pochi giorni dopo, sullo stesso giornale, molto più in piccolo, pagina 17, c'era un altro trafiletto che dice: scusate, ci siamo sbagliati. Non è la trattoria cinese, è quella l'istoria cinese, è la trattoria toscana di fianco che aveva gli scarafaggi. Quindi non è vero che la mia trattoria cinese aveva gli scarafaggi. Non è vero. Ma io non ci sono più andata. Perché mi faceva schifo lo stesso. Difatti, i poverini hanno chiuso. Perché non importa nulla la realtà. Importa la ricostruzione, come sanno benissimo i politici. Importa solo la ricostruzione, anche fallace, quasi sempre fallace, che si fa della realtà e che ci fa ricordare, che ci fa paura, che ci fa emozione, che ci fa disgusto. Ma la nostra memoria è buona, ve lo dimostro con un esperimento verbale molto facile, non vi faccio fare niente di imbarazzante. Quello che dovete fare è soltanto leggere fra voi e voi le parole che vi faccio vedere. Se volete leggere a voce alta, leggete a voce alta, ma funziona meglio per la vostra memoria se le leggete fra voi e voi. Una parola per volta. Ok, adesso vi faccio vedere delle parole e voi dovete immaginare o dirmi se le avete viste, se ve le ricordate o meno. Possiamo suonare? Gliene compro un'altra. Ok, queste erano le parole. Dolce non c'è, ma molti di noi hanno pensato che ci fosse. Perché? Perché tutte le parole che sono qua hanno in qualche modo un vettore verso il termine dolce. Il termine dolce, piano piano, si chiama pandemonio della memoria. Allora, io dico una parola, dico caramella. Tutte le parole che assomigliano a caramella dicono sono io, compreso dolce.
piano piano dolce diventa un ricordo, perché tutte queste parole convergono a far pensare che c'era, che c'era una cosa dolce. Quando io vi chiedo c'è, la grande maggioranza dice certo che c'era, ma non c'era. Così funziona. Tutti noi facciamo errori, tranne mia suocera, ma non dovreste conoscerla. È l'unica persona al mondo che non fa errori. Gli errori di memoria sono normali. Non bisogna preoccuparsi di ricordare dolce quando non c'era. Ma la cosa interessante è che è un errore di ricostruzione. Capite? Eh? Anche lei è troppo distratto a giocare qua. No, no. Allora, questo è Luca Carboni, un cantante italiano, che dice: non sei andata via, non sei andata via, sono scatole perfette in cui ritrovi sempre tutto. Ma non è vero, non funziona così. Dici, ma è un cantante, sbaglia. No, alcuni cantanti ci azzeccano. Guardate questa che meraviglia, questo è Gino Paoli. Sono convinto che i ricordi siano delle invenzioni. Penso che l'impasto di cui sei fatto è composto da tutto quello che hai passato. Gino Paoli promosso, Luca Carboni bocciato, primo anno di neuroscienza. Ve lo faccio vedere con una storia drammatica. Il 2 agosto del 1980 a Bologna è successa una delle più grandi tragedie della storia italiana, cioè la stazione è esplosa sulla base di bombe portate in stazione da un gruppo di facinorosi fascisti. Questo evento ha suscitato nei presenti una enorme ondata di emozione. Nell'anniversario hanno chiesto ai testimoni di raccontare la loro testimonianza. Noi siamo andati a verificare la veridicità di queste testimonianze, ma non sono vere. Ve ne faccio vedere una. Questa era una signora che si dice, era, mi ricordo benissimo perché stavo partendo, era il mio primo viaggio a Londra, il pomeriggio del 2 agosto, e è subito uscito il Times, la foto enorme in prima pagina della strage, e così via. Ma non è vero. Il Times non ha mai pubblicato nulla sulla strage di Bologna fino al 2 giorni dopo, uscito nel pomeriggio del 4 agosto. Ma lei era convinta di aver letto di questa informazione sul Times. Allora, forti di questo, siamo andati a provarlo sperimentalmente. Non so quanti di voi ricordano questa storia drammatica, ma a Bologna in stazione c'è un orologio. Un orologio che durante l'esplosione si è fermato alle 10:25, che è stata l'ora dell'esplosione, del disastro. Il sindaco di allora, però, l'ha rimesso in moto subito dopo perché voleva farne un simbolo di attività della città. Ma questa foto è diventata la foto iconica della manifestazione. Ogni anno c'è la foto dell'orologio fermo. Noi abbiamo chiesto alle persone che lavorano in stazione o a delle persone che usano i treni 2 o 4 volte al giorno, se l'orologio funzionava o era fermo. Il 92% ha detto che è sempre stato fermo, ma ha sempre funzionato. Perché tu ti ricordi l'immagine iconica che vedi nelle manifestazioni, non ricordi quello che è vero. Scusate, qualcuno tolga la trombetta. è una specie di droga diventata. Allora, come dimentichiamo? Quando mi devo fermare mi dici subito prima. Come dimentichiamo? Dimentichiamo in maniera normale attraverso due strade. Il tempo che passa o l'interferenza. Il tempo che passa è quello che tutti pensiamo noi, cioè io passo il tempo e dimentico. Quindi passa, questa si chiama curva dell'oblio, io ricordo bene, poi passa il tempo, subito dimentico delle cose,
più passa il tempo e più dimentico. Ma provate a pensare a questo piccolo dettaglio. Non esiste il tempo in quanto tale. Nel tempo succedono delle cose. Il tempo non è un vuoto. Quindi come faccio io a sapere che io dimentico perché passa il tempo o per le cose che succedono durante questo tempo? Eh? È chiaro? Se non è chiaro ditelo, perché sennò non si capisce più niente da adesso in poi. Ok. Allora, come dimentichiamo? Dimentichiamo perché le tracce di memoria si dissolvono nel tempo, si chiama in inglese trace decay, si dissolvono nel tempo, quindi le tracce di memoria non sono più disponibili. Oppure dimentichiamo perché altre informazioni interferiscono con quelle da recuperare, si chiamano interference theory, la teoria dell'interferenza. Allora, passa il tempo, il campione scienziato di questa squadra è Roy Batty, il replicante Nexus 6 di Blade Runner. Qualcuno di voi che non è giovanissimo ricorderà Blade Runner, e lui dice: io ho visto cose che voi umani non potreste immaginarvi, navi da combattimento, eccetera, 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 e tutti quei momenti andranno perduti nel tempo. Vi dico solo un piccolo aneddoto per spezzare la difficoltà. L'ultima volta che sono andato a fare una conferenza di questo tipo in un grosso dipartimento di filosofia, gli umanisti, mi sono messo una maglietta di Blade Runner che diceva: ho visto cose che voi umanisti non potete neanche immaginare. C'era il dibattito tra scienza e letteratura. Allora, andranno perduti nel tempo. Nexus 6. Ma il nostro campione dell'interferenza è Homer Simpson. Ogni volta che imparo qualcosa di nuovo, questo qualcosa spinge fuori dal mio cervello qualche altra cosa che c'era. Come quella volta che ho frequentato il corso per imparare a fare il vino e mi sono dimenticato di come si guida la macchina. Interferenza. E noi siamo vulnerabili all'interferenza. Siamo vulnerabili a due tipi di interferenza. È l'unico passaggio un po' difficile di questa conversazione. Due tipi di interferenza. Una si chiama interferenza proattiva, cioè sono le informazioni che avevamo prima che ci influiscono su quello che succede dopo. Allora, io vengo dalla Scozia. Scozia, freddo, si dice cold. Qui caldo non vuol dire freddo. E ogni volta che accendo la doccia, o qui o lì, o mi scotto o mi gelo, perché la mia interferenza con la C che c'è scritta lì non so mai se è freddo o caldo. Quindi è un'interferenza proattiva. Quello che sapevamo prima influenza quello che facciamo. Questo ha delle conseguenze gravi anche nella vita sociale. Provate a ricordare, a immaginare nel passato quando avete avuto delle storie che non volevate raccontare alla fidanzata o al fidanzato dell'epoca, e nel momento sbagliato esce il nome sbagliato. È un disastro, è successo. A me succede. Allora qui c'è una terapia che si può usare, l'ho inventata io. Chiamiamo tutti Tesorino. E l'interferenza proattiva non funziona. L'interferenza retroattiva, invece, sono le informazioni che ci vengono date dopo che abbiamo imparato qualcosa e che influenzano su quello che stavamo cercando di imparare. Questo è quello che succede nel nostro cervello. Noi impariamo qualcosa, il tempo passa, mentre passa il tempo succedono altre cose, queste cose continuano a danneggiare l'imprinting, il tracciato che avevamo messo nel nostro cervello. Come facciamo a saperlo? In alcuni modi sperimentali, in particolare con questo tipo di esperimento interessante. Negli anni 40 questi signori hanno preso dei piccoli scarafaggetti e gli hanno insegnato ad andare su una ruota, fare delle cose. Poi li hanno divisi in due gruppi, alcuni gli hanno fatto fare quello che volevano, andare a prendere il caffè, andare a parlare con gli amici scarafaggi. Altri li hanno presi e li hanno messi nelle scatolette con dentro del cotone fermi così. Quelli che erano fermi così, che non hanno fatto nient'altro, ricordavano come si muoveva la ruota, come si accendeva,
molto meglio di quelli che hanno fatto altre cose. Allora noi abbiamo fatto la stessa cosa, abbiamo preso delle persone e gli abbiamo insegnato delle cose, poi gli abbiamo detto stai fermo, non fare niente, stai lì bello rilassato per un'oretta. E quello che è successo è stato abbastanza magico, perché questa è la condizione normale, questa è quando non c'è stimolazione sensoriale, ma subito e dopo una settimana. In assenza di interferenza ricordiamo molto meglio. Questo ha anche delle grosse implicazioni pratiche, oltre che teoriche, perché anche persone che hanno difetti di memoria dovuti a patologie nel cervello, come queste persone che hanno una amnesia dovuta a degli ictus cerebrali, delle lesioni cerebrali, anche loro non ricordavano niente, messi in una condizione di assenza di interferenza, ricordavano intorno al 40%. Questo vuol dire due cose. Una teorica, non è vero che i ricordi non ci sono, non sono accessibili, perché in queste condizioni sono stati resi accessibili. E la seconda cosa è che noi possiamo fare qualcosa per migliorare la memoria delle persone che hanno dei problemi di memoria. Evitiamo di iperstimolarli dopo che c'è stato l'apprendimento. Questo vale anche per persone che hanno gravi disturbi di memoria, per esempio persone che hanno malattie di Alzheimer. Questa, per vostra curiosità, è la prima paziente descritta con la malattia di Alzheimer, si chiama Ogostedde, ed è la paziente di Alois Alzheimer stesso. Allora, con queste tecniche, i controlli fanno meglio, le persone con un po' di deficit di memoria fanno meglio, ma anche i pazienti con grave malattia di Alzheimer non migliorano tanto quanto, ma migliorano certamente, la loro prestazione è certamente molto superiore alla condizione normale. Quindi c'è anche nei cervelli così resi patologici dalla malattia, il ricordo è lì, semplicemente non si riesce a recuperarlo. Questo ha, come potete ben capire, grosse implicazioni terapeutiche, pratiche, sociali. L'ultimo concetto sul come dimentichiamo, ma il livello iniziale di apprendimento influenza la quantità di materiale che perdiamo, che dimentichiamo, cioè quanto impariamo determina quanto dimentichiamo? Sembra una domanda ovvia, in realtà, come sempre in scienza, il risultato è controintuitivo, perché la risposta è no. Questo è uno dei primissimi lavori degli anni 80. Queste sono persone che avevano a scuola, persone inglesi, americane, che parlano inglese, che hanno imparato lo spagnolo. Questi erano i voti che hanno preso in spagnolo quando erano ragazzi. Queste sono le prestazioni dopo 10, 20, 30, 50 anni. Come vedete, la prestazione iniziale determina la prestazione finale, cioè più hai imparato e più ricordi. Ma più hai imparato non è che più dimentichi, le curve sono quasi parallele. Se impari tanto, ricordi tanto, ma non dimentichi di meno. Questi dati sono stati replicati parecchie volte. Questo è un lavoro in cui si davano da imparare tante parole a delle persone e venivano divise in numero di ripetizioni. Qua impara queste parole, te le dico 10 volte, impara queste parole, te le dico solo 2 volte. Quelli che le avevano sentite più volte le ricordavano meglio, ma le curve di oblio sono identiche. Impari di più, ricordi di più, ma imparare di più non significa dimenticare di meno. È chiaro? E noi quindi le abbiamo rifatte in maniera ossessiva con tutti i materiali possibili. Questi sono materiali verbali, imparare le parole, queste sono delle clip musicali. Vedete che certo che c'è differenza, ma c'è differenza come quella iniziale. Se ho imparato tanto, dimentico tanto quanto. Perché è rilevante? Perché dimostra che l'apprendimento è una funzione diversa dall'oblio. Altrimenti avrebbero effetti uguali. Per esempio, giovani e meno giovani. Certo che i meno giovani impar-
imparano meno, ma non dimenticano meno, proporzionalmente. Eh? Persone con malattie di Alzheimer, certo che imparano meno e ricordano meno, ma non c'è nessun rapporto tra la quantità di materiale imparato e la velocità di perdita di questo materiale. Quindi anche in condizione patologica l'oblio è una funzione a sé stante, perché è rilevante, perché è ora di cominciare a fare una scienza della dimenticanza, non di considerare la dimenticanza come il contrario della memoria. La velocità con cui dimentichiamo non dipende dall'apprendimento iniziale, tranne alcune eccezioni, e torniamo a quello che dicevamo prima della ricostruzione. Quando io paragono l'essenza di un racconto con i dettagli del racconto, allora ho un effetto di interferenza, ho un effetto per cui l'essenza è ricordata meglio dei dettagli, ma i dettagli sono anche dimenticati più rapidamente. Perché noi ne facciamo una astrazione. Quindi la legge che vi ho detto sull'apprendimento non funziona sulle rappresentazioni astratte, su quando dobbiamo fare un pensiero. Quello lo ricordiamo molto meglio dei dettagli. Ricordatevi la foto in cui, del mare con la mamma e i due bambini, in cui ci ricordiamo della scena, ma non ricordiamo più i dettagli. Allora, mettiamo quello che abbiamo imparato tutto insieme. Potrebbero esserci due meccanismi di oblio, uno dovuto al tempo, decay, uno dovuto all'interferenza. La prima fonte di oblio rappresenterebbe una erosione graduale delle tracce mnestiche, mentre la seconda assumerebbe che le tracce di natura diversa mostrerebbero diversa resistenza a tipi diversi di interferenza. È un pochino complicato, ma vuol dire che non è soltanto il tempo che ci fa dimenticare. Come ricordiamo le cose, quindi? Le ricordiamo, come abbiamo imparato, Mazuka Buanji. Le ricordiamo non comprando i dischi o i programmi che ci vendono, che non servono assolutamente a niente, perché quello che fanno è farci dare l'illusione di un miglioramento, ma quello che noi impariamo è soltanto fare quel compito lì un po' meglio. Non c'è nessuna trasferibilità in un altro compito. Mentre invece quello che abbiamo fatto adesso è questo. Noi vediamo qualche cosa, la sentiamo, la impariamo, vogliamo impararla, quello che facciamo è la ripetiamo ad altri, la ripetiamo a noi stessi. Si chiama retrieval practice, quello che abbiamo fatto con il saluto del Malawi. Abbiamo imparato perché l'abbiamo detto ad altri. Non solo, ma voi avrete notato che l'intervallo tra una trombettata e l'altra si sono allungate durante il tempo, perché il nostro ricordo funziona sempre meglio quanto più c'è questa spaced memory. All'inizio l'abbiamo fatto tante volte molto vicine, quando questa è diventata una traccia solida, le nostre sinapsi si sono tutte coagulate, si sono messe insieme, ce l'abbiamo, allora lo facciamo più lentamente, adesso lo sappiamo, l'abbiamo imparato. E quindi possiamo anche aspettare stasera, domani, ce lo ricorderemo ancora. Non serve a niente studiare o leggere e sottolineare quei pennarelli, assolutamente a niente. Serve invece studiare, leggere e ripeterlo a un amico, a un collega, cioè deve diventare patrimonio endogeno, patrimonio nostro. Allora, in queste condizioni anche le persone che non sono più giovani possono migliorare la loro memoria. Questa è la differenza. Queste sono persone giovani che sono molto più brave delle persone anziane a distanza di un mese a ricordare quello che tutti avevano imparato allo stesso modo. Ma se noi adottiamo questa tecnica del saluto, vedete che la differenza tra giovani e meno giovani scompare, perché tutti usiamo lo stesso tipo di apprendimento forzato. Questi sono pazienti con malattia di Alzheimer, anche loro, se usassero questa tecnica, la loro dimenticanza, certo che è patologica, ma sarebbe meno patologica di quanto è in condizioni normali. Se vogliamo che il nostro parente, il nostro amico, il nostro papà, la nostra mamma, i nostri nonni
ricordino meglio, dobbiamo insegnargli la tecnica che abbiamo imparato oggi. Quindi, la memoria è ricostruita, usa schemi e conoscenze preesistenti, è influenzata da interferenze, cambia costantemente, non è necessariamente accurata, può essere meglio preservata dal recupero che abbiamo imparato. Quando a Temistocle venne offerta la possibilità di apprendere l'arte della memoria, disse: ma no, insegnatemi piuttosto l'arte dell'oblio. Infatti spesso ricordo ciò che non vorrei, ma non riesco a dimenticare ciò che vorrei. È la nostra condizione. Ok, vi lascio allora con piccoli consigli di vita quotidiana che mi hanno detto di aggiungere. Dobbiamo non fumare per avere una buona memoria. Il fumo interferisce con la memoria. Dobbiamo cercare di adottare una dieta che ci permette di vivere più sani. Dobbiamo goderci la natura. Dobbiamo fare lo sport che riusciamo a fare con le nostre capacità fisiche. E per esempio dobbiamo camminare moltissimo. Dobbiamo dormire a sufficienza, ma non troppo. Per esempio la pennichella del pomeriggio va bene se è di un quarto d'ora a 20 minuti, non va bene se è di un'ora, un'ora e mezza. Dobbiamo continuare a fare delle cose, cercare di fare delle cose, come venire qua a teatro a discutere di scienza, che è bellissimo. In inglese si dice, if you rest, you rust. Se ti fermi, arrugginisci. Dobbiamo cercare di avere circoli di amici, frequentare i familiari, non litigare alle cene di Natale. Dobbiamo leggere libri, leggere giornali, non sentire il TG1. O anche, ma leggere libri. E dobbiamo frequentare ambienti che siano stimolanti. Quindi vi invito ancora una volta a venire a partecipare a queste attività di Giovedì Scienza e a unirvi al CICAP, che è un'associazione bellissima dove si parla di tutte queste cose in totale libertà, e la sede è abbastanza vicino qua perché è proprio dentro nel parchetto del mausoleo della Bella Rosina. La sede è lì. Andate, Daniele poi è lì, vi conoscerà, e io vi saluto e vi ringrazio di avermi ascoltato. È vero che le tracce di memoria possono generare ansie? Beh, è una domanda interessante, ma è molto generica per il tipo di risposta che posso dare, perché dipende da quali sono queste tracce. Se le memorie che vengono rimuginate sono ansiogene, come nel caso per esempio dei soldati che tornano dalla guerra, o di persone che hanno subito dei traumi, o pensi per esempio a situazioni che rodono la mente, fenomeni di gelosia. Questo, ovvio, genera ansia e fastidio. Ma non è che il ricordo in quanto tale, perché il ricordo può anche essere fonte di enorme felicità. Uno si ricorda, io ho 5 figlie, quando sono in giro come adesso, a Torino, metto in albergo, alla sera dico, sai cosa fanno? E mi immagino, mi ricordo le cose che abbiamo fatto insieme, l'ultima volta che siamo stati a Torino insieme a mangiare i taglierin con i funghi. Li volevo ieri sera, ma non mi hanno portato. Come non ci sono la memoria, il linguaggio, ma ci sono tante memorie, ci sono tanti tipi diversi di anestesia. C'è ovviamente l'anestesia. Alcuni fenomeni farmacologici possono indurre amnesia. Molto spesso queste amnesie sono transitorie. Dopo un po' tutto torna normale. Talvolta, per esempio in casi in cui l'anestesia provoca un abbassamento di ossigeno, questo abbassamento di ossigeno delle volte può provocare dei disturbi in alcune cellule dell'ippocampo, che è una struttura che serve per ricordare, e queste diventano irrecuperabili, perché dopo 3-4 minuti di anossia vanno a morire. E quindi in casi rari ci sono casi, più frequente in arresto cardiaco, ma anche in casi di anestesia, in cui pochissimi
in cui ci sono stati dei risultati di amnesia globale, ma sono casi rari che vengono studiati, normalmente non succede niente. Immaginatevi un elefante rosa. No, non immaginatelo più. No, non immaginate un elefante rosa. Non pensate a un elefante rosa. Una volta che un engramma è entrato nel sistema, è difficilissimo volontariamente toglierlo. Ci sono delle tecniche che lo permettono, ma è molto difficile toglierlo. Il signore, difatti, è diventato un provetto trombettista grazie al fatto che non è più stato in grado di dimenticare l'orso bianco. Non ne ho la più pallida idea. Però siccome sono qui a fare una conferenza devo rispondere cose che... Allora, tutti noi sogniamo, per lo più in maniera uguale, e sogniamo in alcune fasi del sonno, per cui quando diventiamo meno giovani questo provoca per esempio una stanchezza continua, perché noi abbiamo meno di queste fasi attive nel sonno. Quando lei dice io me li ricordo, però provi a pensare a cosa vuol dire quell'affermazione. Che cosa ricorda? Perché io parlo inglese. In che lingua sogno? Quando me lo chiedono, i miei studenti, dico che sogno con i sottotitoli. La storia che lei ricorda è verosimilmente una ricostruzione di frammenti che ha visto e rivisto. Più vicino alla fase REM si sveglia, più vivido sarà quel ricordo, che però è così evanescente che se non lo scrive subito come Marcel Proust scompare nel nulla. Danneggia il suo cervello? No, assolutamente no, lo danneggia il non dormire a sufficienza, o il dormire in maniera erratica, o fare pennichelle troppo lunghe al pomeriggio e quindi svegliarsi. Mia suocera. Io non dormo di notte, ho capito? Dormo 4 ore al pomeriggio, poi il totale. Per cui bisognerebbe cercare di evitare i sonni che danneggiano poi i sogni notturni. Questo è. Quindi certamente no, continui a sognare quello che vuole, che va bene. Okay. Allora, la memoria è certamente ricostruttiva, certamente non è la verità, ma bisogna stare attenti alle generalizzazioni negative. È vero che le testimonianze non sono attendibili nei dettagli, ma per lo più sono attendibili nell'essenza dell'evento, come abbiamo detto più volte. Quindi è vero che io magari non mi ricordo il colore degli occhi della ladra che è entrata in banca, ma so che è entrata in banca una ladra. La riconosco in faccia? Probabilmente no, ma se ci sono 10 testimoni, la testimonianza convergente può portare a un avvicinamento alla verità. Quello che non bisognerebbe mai fare è usare le testimonianze fallaci. Sacco e Vanzetti, il processo di Piazza Fontana. Se pubblico una foto di Valpreda sul giornale il giorno prima della testimonianza del tassista, molti di voi non sono giovanissimi, si ricorderanno la storia, è ovvio che mi ricordo la foto del giornale. Quindi sì, la testimonianza non è perfetta, ma non è che allora si butta via. Bisogna renderla un processo scientificamente guidato, in modo tale che si sappia quando può essere fallace, come può essere fallace, e si prenda il buono che c'è, che vengono costruite i line-up in modo serio e non casuale. Però è certamente non la verità, tranne quella di mia suocera.
Allora, come abbiamo cercato di dire, non c'è la memoria, ci sono tante memorie diverse che sono distinte per tempo, per modalità, per caratteristiche. Ricordare che Parigi, la capitale della Francia, è diverso di ricordare cosa abbiamo mangiato ieri sera o qual era il nome del nostro insegnante di italiano. Quindi certamente esiste una memoria visiva o visuospaziale che ci permette di navigare nell'ambiente, per esempio, e anche anatomicamente è situato in posti del cervello diversi da altri, per cui ci sono delle persone che perdono solo quella o persone che perdono un'altra e non quella, e quindi sappiamo che è una funzione in quanto tale. Quindi se c'è, certamente è utile. Bisogna però stare attenti a non generalizzare dal modello alla facile classificazione dicotomica. Per esempio nelle scuole vanno per la maggiore, anche in Italia, l'idea che esistono dei ragazzi che siano dei visualizzatori e dei ragazzi che sono dei verbalizzatori. Questa è una fola totale, non esiste nessun neuroscienziato che mai direbbe, perché non c'è nessun dato che lo prova. La preferenza individuale, che è assolutamente possibile, non determina la prestazione. Quindi può esserci una preferenza, ma che non determina una prestazione. Quindi la risposta è certamente esiste una memoria visiva, una memoria visospaziale, che è determinata per lo più da alcune zone posteriori dell'ippocampo, che può essere lesa in quanto tale, che ci permette per lo più, che si è sviluppata per navigare nel mondo, per permettere agli animali di trovare dove hanno nascosto una nocciolina. Per questo si è sviluppata. Serve moltissimo, ma la prestazione non è detto che, anche se è una preferenza, non è detto che se venga esaminata la prestazione sia necessariamente superiore a un ricordo verbale. Quando vengono esaminati non c'è quasi mai una differenza, a meno che non ci siano delle lesioni. Come deve comportarsi? Prima cosa, bisogna scendere in piazza e protestare fino a quando i governi danno del denaro alle famiglie per sostenere queste fatiche immani che le persone devono sostenere e sono abbandonate a loro stessi. Quindi la prima cosa da fare è protestare per avere dei diritti, perché noi abbiamo il diritto di andare a mangiare da soli, a fare due passi, invece passiamo 20 anni della nostra vita a fare i badanti in una situazione affettiva devastante. Quindi prima cosa, chiedere diritti. Dopodiché, che cosa si può fare? All'inizio si possono usare delle tecniche, una che vi ho fatto vedere oggi. Se noi usiamo, per esempio, se noi fossimo in un contesto con 5 persone, la persona con una demenza senile iniziale farebbe molta fatica a ricordare chi ha detto che cosa. Per cui quello che può fare il partner è fare da riassunto, parla, quindi Lucia ha detto così, e la persona con la demenza riceve il messaggio sempre dalla stessa fonte. Questo facilita la conversazione. Bisognerebbe non correggere le persone che hanno dei deliri o delle confabulazioni, perché non serve a niente dire no, hai sbagliato. Non serve assolutamente a niente. Vi farei conoscere mia suocera, vi assicuro, 40 anni non serve a niente, ha sempre ragione lei. Bisogna poi, dico un'altra cosa che non c'entra niente con la scienza, ma c'entra con la politica e con l'ideologia, bisogna salvare se stessi, bisogna avere la forza di dire anch'io ho dei diritti, devo andare fuori ogni tanto, perché altrimenti la fatica emotiva e fisica diventa insopportabile. Non bisogna cadere trappole delle facili terapie, purtroppo sono malattie che a oggi non vengono curate, e questi mercati che si creano sono devastanti dal punto di vista economico e dal punto di vista delle false speranze. Bisogna affidarsi ad alcune tecniche cognitive, per cui ci sono delle piccole tecniche che si imparano. Le persone che hanno una forma di demenza, può darsi che abbiano una memoria fallace, ma non per questo non sono prive di affettività. Dobbiamo creare una vita affettiva intorno a queste persone, che coinvolga anche noi, quindi che ci siano dei circoli in cui si fanno delle cose alla loro capacità.
man mano che la capacità diminuisce, si faranno cose sempre meno impegnative, ma bisogna tenersi il più possibile impegnati durante la giornata. Ma la cosa principale, ragazzi, è quella di capire che non dobbiamo essere sempre vittima di governi che non fanno quello che serve a noi, ma quello che serve all'industria. Avere dei farmaci costosissimi non è la soluzione della spesa di sanità pubblica. La spesa di sanità pubblica è avere dei fondi per le famiglie che possono in qualche modo salvaguardare il loro tempo, anche se sono stati sfortunati ad avere in casa dei malati, delle persone malate che inficiano la vita di tutta la famiglia. Quindi questo è quello che penso. Allora, se io leggo, a parte il fatto che anche lì, vede, così come non c'è la memoria, non c'è la dislessia, ci sono tanti tipi diversi di dislessia, quindi non ci può essere un rimedio per la dislessia, perché sono molte, molte diverse. Dipendono anche dalla lingua che si parla. È abbastanza evidente però che se io faccio fatica a leggere un testo, questo testo lo ricorderò peggio. Però siccome la fatica spesso è tempo dipendente, è ben possibile che se io attribuisco più tempo a quel compito, la mia prestazione successiva sia equiparabile. Dunque, io vi ringrazio, ringrazio ovviamente il professore della sala che ci raggiunge sul palco. Ringrazio tutti voi per essere intervenuti, per la pazienza. Ancora una volta la Cava del Quartiere, Mirafiori Sud, per il supporto, per tutte le cose meravigliose che fa e in generale il circuito delle Cave del Quartiere. Ancora un ringraziamento al professor Sergio Della Sala, grazie e buona giornata a tutti.